Giuseppe Ussia, sindaco di Guardavalle, la 21ª edizione della Sagra della Melanzana. Un resoconto, anche se un po' presto forse stasera. 22ª edizione, siamo contenti perché la gente si vuole divertire, partecipa, c'è un grande afflusso di turisti, di gente locale, e questo non fa che soddisfare un po' tutte quelle persone che da diversi giorni stanno lavorando per la buona riuscita di questa edizione ormai divenuta storica, e quindi siamo tutti contenti. Che dire, io voglio ringraziare pubblicamente le signore, ed è giusto anche nominarle, Rosa Clara, Melina, Maria, Concetta, Giovanni, spero di non dimenticare nessuno, e poi tutto il gruppo che ha lavorato per la buona riuscita di questa manifestazione, gli amministratori e il gruppo di nascita per Guardavalle e tutte quelle persone che hanno collaborato insieme a noi, perché coinvolgere tanta gente e far venire anche a Guardavalle Centro tutte queste belle persone sicuramente è motivo di orgoglio, e soprattutto è un motivo anche di continuità per questa edizione che ormai la gente la pretende, guai a non farla. Il calendario dell'estate guardavallese è stato molto ampio. Ampio e impegnativo, e nello stesso tempo anche bello. Stiamo lavorando tantissimo, riuscendo anche a coinvolgere tutti, e questo sicuramente aiuta un po' anche a rivalutare la nostra città. Merito soprattutto delle associazioni e dei volontari, ma soprattutto la buona volontà dei nostri cittadini a collaborare. È un calendario che sta per arrivare al traguardo, però ancora ci sono tantissime manifestazioni. Il 20 ci sarà il teatro in Marina, il 21 ci sarà in calendario anche un memorial dedicato a Nick, e quindi ci deve essere la presenza di tantissima gente, per poi anche, adesso tutte le date non me le ricordo, però termineremo poi il 27 con questo replay dove vedremo tutte quelle persone, quelle bellissime persone che hanno voluto insieme a noi lavorare in quelle tre bellissime giornate ecologiche, dove abbiamo anche fatto vedere che persone vivono a Guardavalle, persone che hanno voglia di un riscatto sociale, un riscatto ambientale, un riscatto a tutti i livelli. La nostra è una comunità particolare, una comunità che deve essere coinvolta per poter dare poi delle risposte. Noi ci siamo riusciti, sono contento, siamo contenti come amministratori, ma soprattutto speriamo che questo entusiasmo possa continuare in questi 5 anni che ci hanno dato come amministratori i nostri cittadini. Saranno 5 anni sicuramente molto impegnativi, ma sicuramente ci sarà anche il nostro entusiasmo, tanto entusiasmo perché crediamo che il lavoro alla fine paga, e noi siamo per il lavoro, siamo per la concretezza. In questi 3 mesi lo abbiamo dimostrato, con tantissimi sacrifici siamo riusciti a dare quelle poche risposte alla gente, ma erano quelle risposte che noi abbiamo detto in campagna elettorale, che sono i servizi essenziali. Un messaggio ai turisti che sono venuti a Guardavalle quest'estate? Ma io penso che i turisti sono rimasti contenti, perché disagi non ce ne sono stati, hanno trovato una spiaggia pulita, un lungomare pulito, un paese pulito e ordinato, tutti i servizi, non è mancata l'acqua, siamo stati veramente fortunati anche perché non ci sono state delle emergenze, e quindi tranne qualche piccola parentesi, e per il resto io sono convinto che i nostri turisti sostanzialmente sono rimasti contenti. Noi ci impegneremo anche che il prossimo anno sia un'estate diversa, ancora più accogliente di quest'anno, e soprattutto metteremo a disposizione anche altre possibilità per i nostri carichi turisti.